Buonasera, buonasera a tutti, bentornati. Una nuova diretta di Ore d'Orrore, una nuova diretta di A Tutto Bogo. Vedo già i miei ospiti, vi faccio entrare. Ciao a tutti. Buonasera. Wow. Buonasera, come va? Bene. Respiri? Ciao. Ciao. Immagino. Quanti ne ha? Non lo so, è incredibile, è incredibile. Bravo. Ciao Pietro. Ciao a tutti. Ciao Pietro. Ciao Pietro. Ciao Alberto, ciao Tania. Ora torno in cucina perché la connessione qua funzionerà poco, però volevo farvi vedere quello che sto facendo. Vai, sto sistemando, il mio ufficio, tipo mettendo riquadri dappertutto. Non so cosa sta inquadrando. Posso girare la camera? Sì, vai. Allora. Non so se ti vede qualcosa. Come ordinato, Pietro, eh? Vediamo Halloween. Non aprite quella porta, ho visto. Sì. Vabbè, comunque, non so cosa sto inquadrando, quindi sto andando un po' alla cieca al contrario. Faremo una puntata su come poi ognuno ordina i DVD in modo diverso. Questo va fatto, ve lo dico. Ah, ordinano. Anche. Lì è tutta una cosa da maniaci del collezionismo. Sì, sì. Esatto. Comunque, allora, comunque qui ci sono cose sotto, sotto qui ci saranno poster prossimamente, non diciamo altro. Vabbè. Ciao Rosa, intanto leggo così. Ciao, ciao Rosa. Ciao Rosa. Ciao Yumi. Allora, oggi stavo dicendo una puntata un po' particolare, perché si arriverà anche a parlare di film action che non sono propriamente horror, thriller, roba del genere, però che hanno delle scene splatter. Esattamente. Oh, faccio la solita introduzione, nel senso che io, tanto devo dirlo, gli action sono stati la mia prima passione. Sono arrivati ancora prima dell'horror, perché sono i film che mia mamma mi portava al cinema a vedere quando ero piccolo. E quindi sono i primi film che ho visto al cinema, i vari Rambo, Robocop 2. Abbiamo fatto questa selezione, c'erano molti più titoli, l'abbiamo deciso di restringere agli anni 80, che sono il decennio dei grandi action commerciali che hanno fatto sì che tanti attori come Schwarzenegger o Chuck Norris o Steven Seagal diventassero delle vere e proprie icone. Soprattutto erano film prodotti veramente con dei grandi budget, ma anche con molta ironia, perché sono film quasi tutti che hanno degli spunti ironici molto forti. E abbiamo messo anche qualche film che non è prettamente anni 80, ma che si ispira fortemente a quel tipo di cinema action. E ovviamente sono tutti film che hanno dosi di splatter e di violenza davvero importanti, e per quello che l'abbiamo inseriti qua. Intanto Marcus ha aperto il caso del giorno, cioè Alex che ha fatto l'albero di Natale ancora prima. Ma è horror! Delle festività natalizie, e ovviamente l'albero di Natale. È horror. Sì, ma non si vede da distante. È Natale tutto l'anno. È Natale tutto l'anno, per di Alex. Top. Ma è un cartonato. Michael Myers, un po' di tutto. Vabbè, perdoniamo. Allora, Alberto, fa compagnia. Partiamo proprio dal primo titolo di cui oggi non ero manco sicura: Invasion USA. Sì, beh, allora questo è un grande titolo, perché intanto questo è un film girato da un regista esperto in horror, perché ha fatto il capitolo 4 di Venerdì 13, uno dei più apprezzati, quindi è Jordan Tito, è davvero un grande mestierante. Perché questo film? Per me è film... Zito, Joseph Zito. Sì, perché questo film? Perché è un film di un politicamente scorretto veramente incredibile. La trama è abbastanza semplice. L'America viene invasa da questi terroristi davvero folli, capitanati da un russo, ti pareva, in quegli anni erano tutti russi perché c'era la guerra fredda, quindi tutti quei russi nei film americani sono stronzissimi, questo è veramente cattivo. Per farvi capire quanto è cattivo, all'inizio
lui va per le cittadine, sta divertendosi, vede una famiglia con i bambini, gli alberi di Natale, tutta bella casetta, prende un bazooka e fa saltare in aria tutto quanto la famiglia. È un film davvero molto molto con l'albero di Natale. Sì, magari. È un film pieno di queste scene davvero estreme. Ha veramente, nonostante siano passati più di 30 anni, ancora un ritmo davvero importante, perché è un film dove ogni 5 minuti succede qualcosa. C'è la faccia di Chuck Norris, che ovviamente non cambia mai espressione, e noi gli vogliamo bene per quello. Ovviamente Chuck Norris è di una potenza che, ecco, rispetto a un bambino di un videogioco, insomma, Chuck Norris è un baffo, è proprio, è più di Dio, cioè può combattere tranquillamente con un esercito, è quello che farà, perché questi terroristi non sono due o tre. Questi film della Canon, che era una casa di produzione che ha fatto anche degli horror, erano film che riuscivano davvero a portare i B-movie a un livello produttivo superiore. Quindi non hanno lesinato a spese nei effetti speciali, nei comparse. È un film davvero divertente, ragazzi. Un guilty pleasure. Io davvero adoro questo film. Se vi capita di rivederlo, Invasion USA è il titolo. Alex? Per me questo è un sottogenere che non mi appassiona molto. Poi quando vedo Chuck Norris alla televisione, a parte quello di uno sconosciuto, non mi ricordo come si chiama il titolo, cambio canale. Dunque in questo caso non è un amante di Chuck Norris film e non posso opinare. Quindi non sei un amante di Chuck Norris? No, ma questo genere, a parte appunto qualche titolo, non è un genere che mi appassiona. Ciao Federica e ciao Pietro. È un genere che non mi appassiona tanto, però penso di aver visto quasi tutti i film. Questo no, fra quelli indicati nell'elenco di stasera penso sia il mio che non l'ho visto. Me lo ricordo nei vari cestoni al supermercato, ma non l'ho mai comprato. A te piace Chuck Norris, Pietro? Mi sta simpatico, cioè nel senso, cioè? È uno che ha combattuto con Bruce Lee, cioè, rispetto al Colosseo. Cioè, hai parlato, basterebbe quella scena per farlo entrare. L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Esatto. Alberto, hai parlato appunto di Joseph Zito, questo sì. Regista che poi non è che ha fatto tantissimo, però no, due o tre film che ha fatto li ha fatti, insomma, cioè il capitolo finale di Venerdì 13 è molto bello. Ma guarda, infatti io, è proprio una cosa che mi ha anticipato, perché alcuni di questi registi erano non autori ma grandissimi mestieranti. C'è un caso ancora più clamoroso, ne parleremo fra poco con Predator, John McTiernan. Cioè, a cavallo degli anni 80 e 90, McTiernan era il regista di film d'azione. Insomma, aveva fatto i primi due Die Hard, quindi veramente il nome. Cioè, Michael Mann, non si parlava ancora di Michael Mann, che fa i film action, ma sono stilizzati. Era McTiernan, veramente il capo, il boss indiscusso genere. È sparito da 20 anni. È strana questa cosa, io non so, sono meccanismi forse di Hollywood, fanno fuori questi registi, ma alcuni di loro sono molto bravi. Federica su Chuck Norris, credo, dice è stato un suo allievo e 10 volte campione mondiale di arti marziali. Esatto, sì, quindi insomma. Ma bravissimo Chuck Norris, bravissimo. Non ti credo tanto. No, ma è simpatico anche lui, Porino, però è proprio il genere che non mi stimola. Come si chiama il film, quello dello sconosciuto che violentano la figlia e la moglie, li uccidono e lui va ad ammazzare? Beh, è come dire dove trovo una bionda, perché conta che allora... in questi film minimo gli stuprano la moglie, la figlia e gli ammazzano il cane. No, ma è Chuck Norris, punto... Chuck Norris. Devo cercare. Federica dice forse come persona e attore un po' meno simpatico. Alberto, vabbè, che dici? Ma io a me sta fondamentalmente sta simpatico. Io questi attori del cinema action, io devo dire, sospendo il giudizio, nel senso che in certi film ci vuole il grugno, non è nemmeno così importante recitare. Cioè, tanti attori sono diventati bravi o gli è stata riconosciuta la capacità molto dopo. Ricordiamo che anche di Obelino, ora se sarà mi viene il nome. Addio. Scusa. Va bene, Namo.
ma ho dei momenti. Vabbè, il regista di Aiuta, ma è tanto famosissimo. Callaghan, l'ispettore Callaghan, come si chiama l'attore e il regista? Ah, Il regista, vuoi sapere? Lui è famosissimo, è considerato il più grande regista americano. Oh, Jack. No, nonno, mamma mia, sto rintronato. Vabbè, ora lo c'è. Perché non so quanti ne ha fatti come regista Clint Eastwood e quanti era solo attore. Clint, mi veniva Clint Eastwood, penso un po'. Allora, Clint Eastwood... Pensavo che stessi riferendo a un regista di un film di Clint Eastwood, non proprio Clint Eastwood. Quando era uscito, Sergio Leone diceva, c'è Clint Eastwood ha due espressioni, col cappello e senza cappello. È vero. Hanno parlato di un grandissimo attore, ma ci è voluto 30 anni per rivalutarlo come attore. E quindi io dico, non è che Chuck Norris verrà mai rivalutato, però insomma la faccia ce l'ha giusta per quel film. Guns o Guns Akimbo? Allora, questo pensa Alberto, mai sentito nominare. No, ma questo in realtà è un film abbastanza famoso, se ne è parlato parecchio, perché è uscito su una piattaforma italiana, mi sembra Prime, e forse durante il lockdown, quindi si è perso un po' in quel buco nero. A questo io vi devo dire è un po' il più debole tra quelli che presento. Perché ho messo qua nel lotto? Perché è un film che si ispira molto a quell'estetica degli 80. Intanto il protagonista è fondamentalmente un nerd, tu come dei colleghi, che programma videogiochi, si trova per una serie di cose a partecipare a una sorta di reality snuff dove veramente nel dark web non uccide le persone. Quindi da lì parte il film, che è molto leggero, devo dire, violento ma senza esagerare, però è un film godibile, con una fotografia molto pop, alcuni personaggi simpatici, è un film che ti puoi vedere un'ora e mezza a scorre, forse il minore di questi 10 che presentiamo stasera, però è divertente. Non so se gli altri compari l'hanno visto. Non l'ho Rising visto. E Pietro non hanno visto. Intanto io di Rosa, Chuck Norris piace a mia mamma che vedeva Walker Texas Ranger. Insomma, famosissimo. Quanti è da 40 anni avanti? Ma già Texas, per me non c'è più nessuno in giro. Sei vecchio, Alberto, sei vecchio. Se lo so. Tra l'altro, di questo film c'è da dire che è stato girato principalmente in Auckland, in Nuova Zelanda, quindi molto lontano, e a Monaco. È stato annunciato, tra l'altro, che appunto Daniel Radcliffe, che tutti conosciamo come Harry Potter, sì, avrebbe recitato nel film diretto dal regista neozelandese Jason Leigh Howden, i cui progetti precedenti includono il film Death Gasm. Sì, molto carino Death Gasm, sì. Esatto. Troppo horror. E poi, vabbè, è stato presentato nel 2019, è stato, già lo potete trovare su Prime Video dallo scorso anno, dal 23 marzo dello scorso anno, quindi potete andarlo a vedere. A parte il protagonista principale, tutti gli altri attori sinceramente non li conosco, chiaramente, quindi... Albè, e finiamo qui a parlare di sto film. Sì, ma anche perché dobbiamo parlare di Robocop, se quando arriviamo a Robocop e Predator qua, cioè io... Ma tesoro, ma io Robocop te l'ho lasciato alla fine, come piattaforte. Perché no? Sapete. Allora. Tanti su cui mi ha fermato di più, possiamo anche andare avanti. Un po' di più sull'Implacabile. Beh, eccolo qua. Eccolo qua. L'Implacabile. The Running Man. Che col Crugno di... È un'edizione uscita abbastanza di recente per la... Non lo so, non l'ho letto. È Blu-ray. È un DVD. Vabbè. Io ho ancora la VHS, quindi per quello chiedevo. E diciamo che qua rientriamo comunque nei nostri generi. Ah, intanto questo, vabbè, è tratto da un racconto, diciamo, minore di Stephen King, ma molto bello.
La trama è sul filone distopico, ovviamente virato per gli anni 80. C'è quest'uomo che viene incolpato ingiustamente di un crimine che non ha commesso, lo infilano in questo show dove per guadagnarti praticamente la vita devi combattere tipo stile videogioco con dei, diciamo, personaggi che occupano un'area. Quindi cosa succede? Lui si sposta in questa città di notte insieme a altri due sfigati molto meno prestanti fisicamente che gli appioppano e che, vabbè, dureranno non troppo, e quindi lui deve combattere con questi personaggi che sono davvero fighi, diciamolo subito, perché è lì che sta la ciccia del film. È sì un film distopico, ma rimane molto action, quindi sono delle scene cattivissime. C'è un tipo grassissimo che ti dà la scossa praticamente, c'è tipo una corona, ed è anche un maniaco sessuale, e quindi come te guardi, non così a questo livello. Un po' meno. Dopo gli domandiamo alla tua fidanzata, vediamo cosa ne pensa. Lui un po' meno o tu un po' meno? Chi un po' meno dei due? A lui, ok. E, comunque, per questo. Poi c'è il tipo che con l'antifiamme, cattivissimo, delle macchine maledette del pubblico. Questo non mi ricordo, spiegami Cuscio. Vecchine maledette, sì, le vecchine, è vero, perché ci sono anche nello show queste vecchiette che tifano perché vengono trattati ovviamente a seconda, insomma, i protagonisti. Insomma, ci sono tanti personaggi, c'è anche il tipo da hockey, c'è uno che ammazza praticamente le sue vittime in un campo da hockey, quindi ha la mazza da hockey e ci sono delle bombe che fanno esplodere persone. Fichissimo, è un film di grande intrattenimento, e c'è l'ironia di Sparky, dove c'è uno Schwarzenegger un po' al meglio, diciamo, perché è l'87, quindi oramai lui aveva un peso specifico nel film davvero importante, e quindi ci sono le classiche battute di Schwarzenegger che sono il motivo per cui uno va a vedere questo film. È veramente un film, secondo me, molto divertente, The Running Man. È anche tanto cattivo. Pietro? È un film che ho la VHS, l'ho visto tante volte quando ero piccolo, vorrei avere anch'io il DVD o Blu-ray o qualcosa, quindi sicuramente uno di quelli che riprenderò, però è molto bello, era bella già la storia di Stephen King, molto... poi è stato ripreso da tante cose in futuro. Verissimo. Ci sono tantissime molto cose. Copiato. L'ho visto dove? L'ho visto lì, in questo film qui. Quindi se lo vedete, se vedete qualcosa di già visto, no, l'avete visto lì all'inizio, poi l'avete rivisto dopo. È molto complicato in questo senso, vero? Quando è uscito, io da piccolo l'avevo inteso come uno degli action di Schwarzenegger alla Commando, roba del genere, invece no, è molto di più. E sì. Lo riguarderò volentieri, però ho un ottimo ricordo e consigliatissimo. Voto alto. Sì, come ha anche già detto Pietro, è liberamente tratto appunto del romanzo L'uomo in fuga di Stephen King, che lo pubblicò con lo pseudonimo di Richard Bachman nel 1982. Alex? Penso di averlo visto alla televisione negli anni 80, fine anni 80, può essere? Non me lo ricordo, anche adesso ascoltando la trama ho un blank totale, dunque non guardalo perché ti piace questo, Alex. Scusa, ti piace? Se tu guardi, ti piace. Penso di sì, penso che gli piacerà ad Alex. Sì. Implacabile, tu sei implacabile, Alex. Oh, guarda qui con l'acqua, implacabilissimo. Però non è l'implacabile, il titolo è The Running Man, poi l'hanno messo implacabile. Certo. Mi suona il titolo, so che l'ho già sentito varie volte. Con un film di Schwarzenegger, se tu metti l'implacabile. Dico, scusate, sta chicca che ho scoperto adesso, non mi ricordo. C'è Jess Ventura, che è anche in Predator, wrestler. Che è tipo wrestler. Macissimo, che è stato anche lui candidato, poi forse Tania l'ha già vista queste cose, è stato candidato anche lui in politica come Schwarzenegger, e lui era un vero militare, tra l'altro, ha combattuto nei marini, quindi insomma un valore aggiunto. Vero. Passiamo ad un altro film, Thomas Moore. Eccolo qua, e ce l'ho anche questo, stasera ho studiato, cioè sono andato a cercare, eccolo qua in Blu-ray, è un'edizione Digit Movie, davvero molto molto carino. Questo non lo allora,
Diciamo subito che è un film dell'88, co-diretto da Lloyd Kaufman e Michael Ayers, prodotto appunto dalla Troma. È considerato uno dei migliori film della Troma e uno dei più seri per quanto riguarda i contenuti. Inoltre è stato uno dei primi film ad affrontare il tema dell'HIV, dell'AIDS. Il film ebbe alcuni problemi con la censura, la versione uscita nelle sale cinematografiche americane fu tagliata di 18 minuti, tantissimo. Un massacro, un quarto di film. Per questo motivo il film non ebbe molto successo di pubblico, ma si rifece nel mercato home video, risultando uno dei titoli più venduti della Troma. Due cose da dire per quanto riguarda. Allora, la morte al rallentatore di Parker ricorda un'analoga sequenza presente in Full Metal Jacket, diretto nell'87 da Stanley Kubrick, e in Romeo and Juliet, diretto nel 96 da Lloyd Kaufman, è presente nella stanza di Romeo il poster del film. A te, Alberto. Allora, intanto io devo dire che quando sento nominare Kaufman mi ricordo sempre della prima volta che Kaufman ha avvicinato a me, e questo ne vado molto fiero, perché quando l'ho conosciuto e Kaufman ha distribuito il mio primo film, io l'ho conosciuto perché lui è venuto a intervistare me, non perché io così famoso, ma perché stava facendo un documentario a Cannes sui giovani registi italiani che provano a fare cinema. E detto questo, l'ammirazione che ho per quest'uomo sicuramente convoglia in tanti prodotti, e in questo soprattutto che la Troma considera il loro capolavoro. Perché loro hanno detto, Troma Suor è il nostro quarto potere. Cioè è veramente il film che racchiude tutto e di più il mondo della Troma. C'è tutto in quantità industriale. La trama è abbastanza semplice. Dei tipi cadono tipo Lost, no? Su un'isola, sono un aereo, sopravvivono quasi tutti. Quelli che non sopravvivono te li fanno vedere in condizioni pietoso, ovviamente stile Troma, quindi con effettacci davvero brutti, ma estremamente insomma credibili, o comunque insomma che ci arrivano efficaci. E quelli che rimangono vivi praticamente scoprono che c'è un plotone di terroristi pronti a invadere l'America e il mondo, capitanati da un tipo con due teste schifosissimo. Questo film è veramente intanto saluto Brivido Ricci, scusate. Ciao, grande Ricci. Ciao, caro. Ciao, carissimo. E quindi questo è un film davvero ghiotto. C'è uno humor, una serie di battute che non vi sto a elencare. Già dai primi 10 minuti capite come funziona il film. Un sacco di invenzioni, sia visive che proprio di cose che dicono, ma come erano ispirati questi? E c'è una violenza davvero esagerata. Ma girato e montato tutto bene. Io non lo dico io, lo diceva già il dizionario Morandini, che dava ai film di Kaufman dei voti più alti di alcuni film di Fellini, lo sapete questo? Perché dicevano che comunque i film della Troma sono mediamente montati e girati meglio di tanti prodotti. In questo caso, e posso dire che è vero, nel senso che poi la Troma magari distribuisce dei film anche più brutti, tipo il mio. però i film che fanno loro sono davvero realizzati con grande, veramente con un grande senso del cinema. Questo Troma's War per me, se voi volete iniziare con la Troma, partita dal Vendicatore, ma Troma's War è il passo successivo. È un film dove c'è tutto, chiamate quel genere trash, perché quella roba è trash, però qui trovate anche il contenuto, è una critica alla società americana davvero devastante. Pietro? Io non l'ho visto, non dubito che sia trash assolutamente, che sia in senso positivo anche, però non l'ho visto, non lo conosco, quindi mi fido assolutamente del parere di Alberto, che le conosce anche personalmente, quindi chi più di lui può dare un giudizio su di Alex? Non l'ho visto. Non l'ho visto, so che la Troma mi piace come genere, mi piace il genere trash, potrebbe essere una buona ispirazione, anzi per vederlo, sentendo le opinioni di Alberto, però non posso opinare anche neanche di questo film. Ok, Obo with a Second. Stasera io faccio un long play, ce li ho tutti! Che me rompo. Allora, di questo parleremo un po' di più. Mi rompo ascoltare di film che non ho mai sentito. 1, 2, 3, 4 film di seguito. Mi fate diventare matto. Hola.
Ah, allora, infatti adesso faremo a zittare Alberto e faremo partire Alex. No. È un film del 2011 scritto e diretto da Jason Eisner con protagonista Rutger Hauer, che è, non c'è più, è vero, è morto qualche ormai tempo già. Svariate versioni cinematografiche di Grindhouse hanno incluso un fake trailer aggiuntivo ai quattro fissi intitolato Hobo with a Shotgun. Il trailer è il vincitore di un contest indetto proprio da Robert Rodriguez e vinto dai tre registi della Nuova Scozia, Jason Eisner, John Davis e Rob Cotterill. Alex, a te. Allora, intanto ci troviamo con un Rutger Hauer, che è un attore che porto nel cuore già per Blade Runner, penso che tutti quanti lo associano a quel sì. film. È un bel film violento, lui è un po' datato di età, infatti non so se è uno degli ultimi film che ha fatto, mi sembra. È bello violento, poi le morti sono anche molto originali e lo associo un poco a uno stile come Turbo Kid, non so se l'avete sì, visto. Sì, 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 esatto. Sì, dunque sì. lo associo un po' su quel genere, un po' spinto punk, dunque è un film che mi è piaciuto molto, infatti l'ho preso in Blu-ray, in edizione inglese, sì, perché in Italia logicamente non è ancora uscito, ed è interessante più che altro per le morti che sono molto originali, e faccio per esempio, se posso dirlo, quella del tombino. Mettono nel tombino della strada la gente con la testa avanzando per fuori e lì si divertono, diciamo. Dunque è molto un film molto punk, dunque lo consiglio, è pieno di sangue pure. Alberto? Allora, a me questo film ha entusiasmato, io era da quando uscì con i trailer di Grindhouse di Tarantino Rodriguez che io speravo ne facessero un film. Per fortuna, per grazia di Dio, l'hanno dato in mano a questo genio di Jason Eisner. Io vorrei essere Jason Eisner, ve lo dico, nel senso che lui è un regista che mi auguro gli diano più possibilità di esprimersi. Lui rifà gli anni 80 meglio degli anni 80, eccolo qua, è anche simpatico. E lui rifà veramente gli anni 80, ha quel gusto lì e ti porta lì dentro. In questo film c'è un sacco, ci sono le sale giochi, c'è tutta la fotografia pazzesca, le musiche proprio anni 80, ci hanno messo un sacco di idee, ci hanno messo un Babbo Natale pedofilo cattivissimo e poi c'è il barbone, mettere un così grande attore che recita sempre bene, anche un film molto sopra le righe come questo è veramente divertente, è iperviolento, anche qui politicamente scorretto a bomba. Per me è un film riuscitissimo questo, sì, cioè, è bello, è un film pop anche, cioè molto, molto tarantiniano, diciamo. Cioè, quando uno vede quel trailer, ecco, io apprezzo l'onestà, cioè Eisner ti vende quello che effettivamente ti mostra quello che ti vende. Quindi tu vedi il trailer, vai a vedere quella roba lì e cazzo è quella roba lì. E quindi io da fan non posso che fargli un monumento a sto ragazzo, fategli fare dei film, per favore, perché li sa fare. Per quale motivo Alberto non ha fatto successo secondo te? Perché ho visto adesso la sua filmografia, non è... No, lui però in Abyss of Death ha fatto un episodio fichissimo, anche quello con un tema abbastanza scabroso, è una sorta di videoclip ma montato con un gusto, come se una fotografia pazzesca. In VHS2 anche ha fatto un gran bel episodio e poi ha fatto questo Trivenge che io non ho ancora recuperato, che è questa sorta di critica a chi taglia troppi alberi di Natale, quindi credo siano gli alberi di Natale. È stupendo, Alberto, devi vederlo, lo trovi in YouTube, Trivenge, okay. È una cosa che ripropongo ogni Natale a tutti gli amici. Quest'anno ero anche mezzo tentato di fare un mini cosplay di questi alberi di Natale che si ribellano e ammazzano tutti i bambini, animali, rami che entrano degli occhi, della bocca, è una cosa meravigliosa. Beh, allora sì, lo recupererò sicuramente, non sapevo assolutamente se trovassi. Revenge, la vendetta degli alberi di Natale. Io dico, questo ragazzo è ancora giovane, io non so, ma penso che abbia meno di 40 anni sicuramente, e veramente grande gusto visivo, cioè, quindi recuperato Hobo with a Shotgun è l'altra cosa che ha fatto. Saluto Daria Testoni, ciao Daria. Ciao, Daria. Ciao tesoro. Horror e provincia, io sono uno di provincia.
Errore provincia. Aiuto. Pietro, a te. Ma io questo non l'ho visto, e Alberto non manca mai di farmi sentire, farmi capire quanto lui ne sappia di più e ne abbia visti più. Pensavo di aver visto tanti film, poi ho conosciuto Alberto. Vabbè, la verità, insomma, per qualcosa è un regista, scusami, che ho capito. La verità qual è? È che mi hanno chiuso in casa fino a 30 anni. No, io ne ho visti tanti, nel frattempo Alex, anche Pietro, tanto. Alex, Pietro, lo sapete qual è la verità? Che lui sì li ha visti. Ma sceglie proprio quelli che dice tanto non conosce Alex, vero? Così io posso parlare 20 minuti rispetto a loro. D'altronde è a tutto poco. Sì, se ne fesse. Dai, ti facciamo sfogare fra poco. Dai, dai. Allora, io ascolto, per quello che non conosco imparo, però a volte dovrei dire qualcosa di più, ma questo davvero non l'ho visto, cioè quando mai avrei potuto vederlo, e quindi cioè, lo scopro adesso. Upgrade. No. Dai, parlo un po' te, Alex. Beh, questo è un film che mi ha veramente stupito, e allora è un film che mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto al cinema, e vi metto anche una bella luce rossa, tanto per entrare nella parte. Qui è proprio cyberpunk. Al cinema è uscito? Eh? È uscito al cinema questo film? Al cinema l'ho visto, sì. Davvero. Sì, sì. È un cyberpunk fantastico. E allora è un genere tipo... il primo che mi viene in mente è Hardware, anche se non c'entra niente. Okay. Però parla appunto di un ragazzo che ha un incidente, chiamiamolo un incidente... e gli uccidono la moglie, lui rimane in sedia a rotelle e conosce un piccolo genio che è nascosto in mezzo a questi dirupi, a questi fiordi, un piccolo genio che si dedica all'elettronica e alla computeristica, e lui gli inserisce un microchip nella spina dorsale che gli permette camminare. Però il microchip è collegato con un sistema centrale che è un mega cervellone di computer che poi inizia a prendere il sopravvento sul personaggio. Dunque ci sarà una lotta veramente spietata tra lui e questa inserzione che ha nel corpo. È un film che a livello visuale è molto bello, in quanto vengono utilizzate già le luci rosse, che adesso vanno molto di moda. Comunque questo è già un film di 3-4 anni fa ormai, oddio il tempo vola. No, di più ciao Daniela, di più. no 2018. Ah, 2000, ok. Però anche in questo caso le morti sono belle spietate, soprattutto la prima è una cosa che al cinema sono rimasto così, ho detto ma che figata di film, consigliatissimo. Pietro, tu l'hai visto? No, non l'ho visto. Non l'ho visto e non sapevo proprio cosa dire. Ascoltavo. La trama ti interessa? Ti può interessare oppure... Sì, potrebbe interessarmi. Dove lo si può recuperare? Se c'è magari una piattaforma che ho già... Mi sembra di sì che ci sia in Prime. Potrebbe essere che ci sia in Prime. Prime ce l'ho, ok. Perché ormai vedo sono così tanti che mi confondo di molti altri film. Dovrei farmi un riepilogo. Esco tante cose che mi fuggono e le posso vedere. Non mi tra l'altro, 3 anni fa, attraverso proprio il suo profilo Twitter, il produttore Jason Blum aveva dichiarato che c'erano dei piani per un potenziale sequel. Però invece nel maggio 2020 viene annunciata una serie televisiva sequel prodotta da Blumhouse Television. Addirittura? Sì. Ti risulta, Alex? No, non lo sapevo. Anche perché il film è un po' a sé stante, dunque potrebbe esserci un sequel, sì. Effettivamente potrebbero sviluppare una trama dal punto finale del film, che però secondo me è un film proprio a sé stante, non dà nessun indizio che ci potrebbe essere un sequel. Sarebbe proprio per rimescolare, rimangiare la minestra di 3 giorni fa, dunque non porterebbe niente di nuovo, a meno che... Boh. Che hai da dire su questo film, Alberto? Ma a me è piaciuto molto, è stato uno di quelle rare... momenti del lockdown, un film che mi ha fatto un po' respirare, e l'ho visto appunto un anno fa, e devo dire che è interessante il tono del film, perché riprende quella cosa anni 80, quindi
ha i suoi momenti di ironia, però è anche molto cattivo e comunque si mantiene non così tanto sopra le righe, comunque il livello drammatico della vicenda ti coinvolge sempre, perché comunque c'è una vicenda di vendetta, poi lui va a vendicare la moglie e poi ovviamente non ha il controllo del suo corpo, però fa dei danni pazzeschi. E contiene delle scene davvero, secondo me, interessanti, inventive, di lotta, e ha un finale molto nero, se io ricordo. Sì. Molto, molto pessimista. Quindi davvero, secondo me, un ottimo film questo. Assolutamente lo consiglierei. Ora, quando io dicevo che oggi avremmo parlato anche di film non propriamente di genere, che però hanno delle scene, parlavo proprio di Commando. Ora, torniamo quindi ad Arnold Schwarzenegger. Alberto. Grazie. Mi sembra piacere. Tutto tuo, Alberto. Parlo io? Va bene? Ok. Allora, Commando perché qua dentro? Intanto l'ha fatto quel simpaticone di Mark Lester, che è lo stesso regista del sequel di Classe 1984, che sarebbe Classe 1984. Ciao Francesca Moi. Ciao. Ciao. È un film comunque splatter, Commando, innanzitutto, perché se ben ricordo ci sono, insomma, delle belle braccia mozzate, coltellate, il sangue scorre e anche di più rispetto a certi film che si dicono splatter e poi così così. Quindi intanto a quello. Commando è un film, è proprio l'emblema degli anni d'oro di Schwarzenegger, cioè è un film estremamente che va dritto, che ti dà quello che deve dare. Cioè, lui, gli rapiscono la figlia, è uno che si è ritirato in un monte, su tutto di una montagna, gli piace solo starsene lì tranquillo con la figlia e la Jeep, gli rapiscono la figlia, dopo 5 minuti, cioè secondo me il miglior inseguimento in macchina mai visto in un film, cioè lui si butta giù praticamente senza, insieme che gli hanno messo il motore, quindi tira folle e insegue questa macchina un bosco, una scena incredibile. E è un film pieno di sequenze così, è pieno di battute fichissime alla Sparsi. Cito quella, una delle più famose, lui chiede il tipo per una gamba, lui da un precipizio, sto qua, lasciami andare, una roba del genere. Pazza. E lo butta giù, ma ce n'è tante di battute così. E per me è uno di quei film, tra l'altro leggevo che ha una valutazione buona, non so se su IMDb o su uno di quei siti importanti. Sì, sì, mantiene, confermo, mantiene un buon 71% di sì, sì, di positività, che è molto alto. Sì. Questo è uno di quei film che quando è uscito è stato stroncato dai critici italiani. Allora, davano una stella. Commando 6.7 su IMDb. 6.7. Comunque è un voto accettabile. Accettabile, ma quando è uscito tendevano a dargli veramente dei voti bassissimi negli action, perché disprezzavano un po' i critici. Ora è cambiato l'atteggiamento verso gli action. E quindi diciamo che questo film secondo me funziona. Pietro, l'hai visto che è questa, no? Io l'ho visto, ma sono passati davvero tanti anni. In televisione, l'ho visto perché passava in televisione rapidamente, spesso. Quindi è non vero, so all'epoca passava 15. Spessissimo. Sì. E quindi ecco, se non l'avete visto, Commando è veramente forse il film più rappresentativo dello Schwarzenegger style, ma è anche uno degli action più riusciti degli anni '80. Alex. Funziona. Penso di averlo visto alla televisione negli anni '80. Però non, è che non mi invogliano questi film, non, mi spiace. Non è ma che dico, allora come non me ne frega niente. Avevo una cassetta mal registrata, una volta li registravo della televisione i film, e qui ne avevo tantissimi. Quindi... Cioè già il titolo mi smonta. Commando? Allora, no, diciamo alcune cose. Lo sceneggiatore Jeff Loeb afferma che il film è stato originariamente concepito con un ruolo su misura per Gene Simmons, che rifiutò la parte.
e più tardi è stato sceneggiato nell'ottica di far interpretare, pensata, Nick Nolte il ruolo principale nei panni del membro fuori forma di un comando che stenta con gli sforzi richiesti dalla missione. Walter Hill partecipò in un primo tempo al processo di lavorazione. Beh. La trama originaria prevedeva un agente israeliano delle forze speciali del Mossad, stanco della morte e della distruzione, che continuano nel Medio Oriente. Per questo lascia l'Israele ed emigra negli States, dove è costretta a rinunciare al suo prepensionamento volontario dopo il rapimento di sua figlia. Venne modificato e adattato ulteriormente quando venne ingaggiato appunto Arnold Schwarzenegger. Alcuni dei dialoghi originali figurano nelle scene cancellate in cui Matrix dice di pentirsi delle sue azioni passate. Questo è... Ma Tania, quello che hai detto è interessantissimo. Era un altro film. Cioè, Walter Hill, che insomma comunque fa degli action ma di un altro tipo, Nick Nolte che fa anche film, vado un po' Shredder, quindi fa film anche molto seri e impegnati, era un'altra roba quel film lì. Praticamente sì, praticamente sì, praticamente sì. E sei rimasto scioccato. Sì. Ciao Cocorito! Chissà, chissà come sta. Ciao Cocorito! Ciao Cocorito. Allora, Planet Terror è qui. Bene. Alberto... Pensa che Planet Terror l'avete visto, Grindhouse, insomma, in qualche modo. Parlate prima. Vai Pietro, partiamo da te. Grindhouse, Planet Terror. Grindhouse o Planet Terror, li ho entrambi, come tutti i film di Tarantino. Non l'hai visto da bambino, perché no, non era ancora uscito. No, questo l'ho visto quando è uscito, la DVD. Planet Terror è quello che risulta regista Rodriguez, però alla fine sono sempre in due che hanno fatto tutto. Sì, vabbè. Questo è quello di Rodriguez e invece Death Proof è quello di Tarantino. Comunque, Planet Terror non c'è molto da dire, è visionario da matti, molto splatter, c'è tanto sangue, ci sono tanti effetti, ci sono, è molto estremo, è molto estremo, tutto estremizzato, se lo prendi per buono ti diverti, se non ti piace questa cosa un po' slasher spinto non fa per te, però altrimenti è divertente. E poi ci sono scene iconiche e poi il fatto che sia girato con un video sempre spesso sgranato lo rende ancora più senza tempo in realtà. Potrebbe essere un film degli anni 80, 90 o anche fa 10 anni, essere ancora attuali. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. E basta. Poi tanti attori noti hanno voluto per una parte... quindi vuol dire che da parte di tutti l'apprezzamento era condiviso. Tra l'altro, proprio per i contenuti violenti, gli effetti speciali splatter e diverse scene di sesso, il film è stato vietato ai minori in paesi come Finlandia, Regno Unito e Paesi Bassi, mentre in Italia è stato vietato ai minori di 14 anni. Quindi per cui. Per andare avanti anche su Arnold Schwarzenegger e Stallone, Daria ci dice, per molti anni Schwarzenegger e Stallone hanno fatto volutamente a gara, è vero, su chi di loro uccideva più persone, aveva il coltello più grande, c'era il film più cruento, oggi sono grandi veri amici come Jason Cocorito. E Michael Myers, anche Jason, esatto. E Michael Myers fanno sì. Ma certo. Cocorito filmone si riferisce a Planet all'ultimo Planet Terror, sì, credo, sì, Planet Terror. Alex? Beh, è un bel film con di Gonzales, giusto? Ispirato anche lui a un tipo di film tarantiniano, questa visuale molto anni 70 rende il film anche piacevole da vedere. Le morti sono fantastiche con questi mutanti, con... Posso presentarti le mie tre amiche? La siringa gialla, la siringa verde e la siringa rossa. Fantastico, lì mi sono innamorato del film. Sì, sì. È diventato un cult alla fine del giorno d'oggi. E anche questa immagine di questa donna, queste immagini inverosimili sono quelle che piacciono soprattutto e si trovano presenti soprattutto nei film trash. Una donna perde la gamba, aspetta, ti tacco sulla il mitra nella gamba, soffri un attimo, però passa tutto, ammazzi tutti, ti amo. Rose McGowan mi sembra un'attrice, quella di Scream. Fantastico. Tra l'altro ricordiamo che sono stati omaggiati anche Zombie 2 ed Incubo sulla città contaminata, diciamo in questa opera Grindhouse, Planet Terror completamente, insomma in questi segmenti di questo unico film. È il mio pianeta. Eh? È il mio pianeta, Planet Terror. Vuoi dire qualcosa oltre che su Robert Rodriguez, anche su Tarantino, Alberto? Vogliamo dedicare due parole a questi due grandi registi? Ma io intanto sicuramente posso dirti che
Questo è il film di Rodriguez che preferisco, ma proprio in assoluto, perché è quello che forse si avvicina di più alle cose che amo. Io Rodriguez lo considero un ottimo mestierante, uno che finisce a fare, ma molto discontinuo e che alterna cose che mi piacciono abbastanza a cose che proprio non mi piacciono poco. Sì. Mentre Tarantino, che era autore dell'altro episodio, quello appunto sulle macchine, come si chiama più? A prova di morte. E vabbè, Tarantino è Tarantino, io sono un tarantinomane, lo difendo. Quando si litiga su Tarantino io cerco comunque di difenderlo sempre a spada tratta, assolutamente. O perché non riesco, su questa cosa litigo, non ce la fa. E quindi, rimanendo però a Rodriguez, questo film si vede che lui si è divertito molto, e davvero è un film, io l'ho visto 4-5 volte, è un film davvero godibile, cioè ha un sacco di sequenze, come diceva quella Alex delle siringhe, che ti rimangono impresse, quindi veramente un nuovo cult, secondo me. Questa sera ne abbiamo parlato, poi ne abbiamo parlato con il secondo film, non potevamo non chiudere con Arnold Schwarzenegger, ancora lui. Vergognatevi, no? Non mi avete menzionato questa opera d'arte, vergognatevi. Ma quello ne parliamo una... lo so, ma no, perché ne avreste, suo, perché ne avreste parlato troppo, no, perché ne avreste parlato troppo voi due, quindi Alberto, sì, sei tenuto lontano. Me l'ha proprio detto a me in privato, no, Terminator non lo metto, sì, perché sennò dopo Alex tira un pippone. Forse Terminator è il mio film preferito di sempre. Sempre. Terminator. Sempre. Sì. È bellissimo, è un innamorato nel passato degli anni 80, alla fine è sono innamorato perdutamente. Mi viene la melanconia sulla mente con le scene iniziali, quando l'altra è nella doccia cantando e si toglie le cuffie, quelle con l'archetto argentato. Lo sai che c'era anch'io nel film, ero l'iguana. Eri lì qua. Ero l'iguana. Allora, Predator, vai Alberto. Oh, Predator, come dicevo, diretto da John McTiernan, quindi quello che 2 anni dopo diventerà il regista numero uno dell'action mondiale. Tra l'altro con un film che era una scommessa, lo dico, piccola ipertrofia. Quando Trappola di cristallo è uscito La locandina, voi dovete sapere che Bruce Willis era un attore di commedie, conosciuto per quella sitcom molto amata, che dove faceva poliziotto. Quando la gente l'ha visto con la maglia sporca di sangue da duro, e il film è iniziato, si sono messi tutti a ridere, perché nessuno credeva che quello lì, che era tutto tranne che un duro, potesse funzionare in quel film. Invece, poi le cose erano un po' diverse, perché insomma è diventato quello che è diventato. E quindi questo film ha avuto un inizio traumatico. Detto questo, McTiernan era già un genio del cinema action. Predator, intanto un film che continua adesso, ho letto oggi o ieri la notizia di un nuovo film su Predator. Sì. E ve lo dico, no, l'abbiamo già detto questa cosa, o devo uscire. No, no, visto. Io l'ho messa proprio io la notizia, ho fatto l'ora in news. Ehi. E allora dai, dicela sgancia. No, che faranno un nuovo capitolo, non si sa ancora moltissimo su questo nuovo capitolo. E sarà la protagonista, sarà una donna. Una donna. Quindi il cambiamento abbastanza radicale per il nuovo Predator. Pare che sarà anche un Predator ambientato nel passato, un po' più autorale. Sì. Quindi, insomma, vediamo cosa... Io partendo dal Predator dell'87 posso dire che quando parliamo di un manipolo di uomini che va a fare il mazzo a un altro manipolo di uomini nella giungla e si trova un mostro tipo... Ti eccidi. Tantissimo, ma soprattutto questo è diventato il film di un manipolo di soldati cacciuti. Quando qualcuno fa un film d'azione, ha sempre in testa questi 6-7 uomini, quanti erano, che tutti con una grande identità visiva salgono sul mostro e vanno in mezzo alla giungla.
questo è un altro film, se vogliamo, rispetto a Commando, io devo parlare da regista e non da fan, tipo che è superiore, perché sicuramente è una storia più originale, più complessa, atmosfera esotica, e il film è stato già in Messico, non lo sapevo, davvero originale per i tempi. Insomma, Predator è un classico, io non so se non posso dire che è un capolavoro, ma è un classico, cioè è uno dei grandi mostri dell'horror. Esatto, Predator assolutamente sì, assolutamente sì. Alex? Oh, qua si ritorna nel mio campo, i mostri, evviva! Yeah. E allora un film che sì, che ho visto tantissime volte da piccolo in televisione, che lo davano sempre su Italia 1, è un film che a parte del contesto, dunque si parla di una guerra nel Vietnam, che anche quella è una cosa abbastanza combattuta, a livello morale, e si trovano appunto questo mostro, il fatto che scuoia le sue vittime era una cosa interessantissima. Dunque è uno degli action horror che sì, che mi piacciono. Dopo anche l'interpretazione, il personaggio di Arnold Schwarzenegger è sempre in primo piano, dunque ci sta. E posso dire che mi piace molto la prima parte, un po' meno la seconda parte, però la prima è un caldo clamoroso. Pietro! Io l'ho mostrato prima, ho il DVD di Predator, Predator 2, tutti gli Alien, Alien contro Predator 1, Alien contro Predator 2, l'ho visto tante volte. Mi piace molto. Chi ti favi, Pietro? Pietro, chi ti favi tra i due? Ma non lo so, in realtà non lo so. Boh, chi vince, chi si merita vince, uguale, mi stanno sempre... Esatto. Per quanto Alien sia forse un po' più nobile, però già la produzione li ha messi sullo stesso livello, facendo fare uno contro l'altro, quindi ha alzato anche di livello Predator. Sono due mostri sacri entrambi e mi piacciono tanto. Predator è più, non so, sono tutti un po' animaleschi, sia Alien che Predator, hanno un lato animale e un lato tecnologico, tutti e due. Eh sì, è vero, e che figa. Questo è quello che li accomuna. Infatti viene nel futuro. Predator è un mostro, ma viene con l'astronave. Cioè, chiudiamo con Robocop, Pietro. Io ripartirei proprio da Pietro. Robocop, sì. Che è un film, rimaniamo quindi negli anni 80, 87, anche noto con il sottotitolo Il futuro della legge, diretto da Paul Verhoeven, con protagonista Peter Weller, una storia di fantascienza ambientata in un prossimo futuro distopico. Nella sceneggiatura sono presenti note satiriche e un feroce cinismo. Il film è stato prodotto dalla Orion Pictures. Okay. E ci sono Peter Weller, la mia mitica Nancy Allen. Quanto mi è piaciuta, quanto era bella come prostituta da Brian De Palma. Sì, che vero. Oh, e anche in Carrie. Adoro. Dai, Billy. Ronnie Cox e Miguel Ferrer, mitico. Ciao Miguel, grande attore anche a Twin Peaks. E Ray Wise anche. Vai Pietro. Dunque, Robocop è un film che non rivedo da tanto tempo solo perché ho la VHS dell'1, del 2, del 3. Dovrei riprendere qualche edizione, non so cosa ci sia, poi lo recupererò in qualche modo. Però come tutti i film di Paul Verhoeven, è molto forte. Paul Verhoeven non manca mai di mettere delle scene molto forti, sia a livello di sangue, che di sesso, che di violenza. C'è sempre qualche scena, anche in una commedia, se tu guardi anche Starship Troopers, che è una cosa fantascienza per ragazzi, in realtà sotto un sottofondo che è molto cattivo, molto violento. E in questo caso ha maggior ragione, non è neanche indirizzato ai ragazzi, quindi... Questo in Robocop è subito chiaro, ci sono delle scene anche un pochino splatter, c'è anche un filo di splatter in alcuni momenti. È un film che ti rimane e poi ha dato vita a un filone, era così forte che ha funzionato ancora per tanti anni. Ha fatto anche una serie TV, se non sbaglio. Però... Will ci chiede, Alex, che DVD è quello? È una raccolta, la collezione completa di tutti i film di Robocop, dove troviamo l'1, il 2, il 3 e il remake del 2014. Il remake l'hai visto? Quello mi manca, non l'ho mai visto il remake. Grazie a Surualdo che ha costato il badge. Grazie a Don Beige. Grazie, Valdo. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Dimmi, Alex. Sì, appunto, è una raccolta di tutti e quattro i film. Mai vista. Il remake non l'ho visto e non mi ispira neanche di vederlo perché mi hanno detto che lascia stare. Il primo, esatto. Anche questo è diventato un cult, dopo c'è Alex come protagonista.
Fatto, non venne squartato. Nancy Allen, che anch'io ho un'adorazione totale per Nancy Allen, è un sex symbol secondo me di quell'epoca, anche se qua viene fuori un po' a livello di maschiaccio, ma la amiamo lo stesso. Sì, ma funziona. Ed è uno dei film che secondo me sono al cult nel genere cyberpunk, anche questo, perché logicamente si parla del mix tra uomo e macchina, dunque è un argomento che è molto interessante e che comunque richiama molto anche Upgrade come filosofia. Dunque sono film che considero più cyberpunk che action. Will ci dice: scusate, ma il remake è inguardabile. Francesco, il remake è ottimo per il tiro al piattello. Baldo, ciao belli, torno presto a seguirvi con più costanza appena mi libero di diritti internazionali. E là là, auguri allora, auguri. Chiudiamo con Robocop e Alberto. Vai Pietro, vai. Polveroven è un regista che dovremmo dare più spazio. È molto forte in tutto quello che ha fatto. Ha fatto più generi e in ogni genere era sempre forte. Tra l'altro ha fatto anche L'Uomo Senza Ombre, che è sempre sull'horror. Però tutto quello che ha fatto, anche quando è sceso nel qualcosa di più senza elementi fantasy, erano forti lo stesso. Un grande regista. Alberto, devi dire tutto in pochissimi minuti, cioè due. Ce la farò. Tanto Paul Verhoeven ha ragionissimo, Pietro. È uno dei più grandi autori cinematografici al mondo. Però non lo sapevamo questo negli anni '80. L'abbiamo capito. Scoprito i vecchi film, tipo L'Amore e il Sangue, mi sembra. Dedichiamo una serata a lui, credo, perché poi lui cominciò, Pietro, a molti elementi legati all'oro, molto splatter, su Robocop di... qualcosa che non hanno detto Pietro e Alex, no, visto che dovrei stare mezz'ora almeno a parlare di Robocop, la cosa che mi ha colpito di più nei contenuti speciali, quando hanno scritto i cattivi di Robocop, un attore ha detto: se io interpreto un cattivo, mi devo pensare a questo, che il cattivo non sa di essere cattivo, il cattivo pensa di essere un grande, è un figo, e quindi loro, questo Robocop ha i cattivi migliori probabilmente visti in un film action, perché sono tutti convinti a essere gratuiti, anche quando fanno delle cose terribili. Questo aneddoto mi ha colpito e si vede il grande risultato di tutto, è un film che riuscite con un cast perfetto. Boh, chiudo, stavo dentro 2 minuti. Verhoeven è un genio nel suo mondo cinematografico, ci dice Will, quindi siamo un po' tutti d'accordo. Regista andrebbe molto rivalutato. Ciao Serena. Alberto, di che cosa parleremo martedì prossimo? Allora, innanzitutto mettiamo le luci rosse, Alex ce l'aveva già, perché andiamo sul piccante finalmente. Mi devo spogliare? No, per me ha detto piccante, insomma. Vabbè, preparerò un bel piatto, una bella pasta alla puttanesca, qualcosina, però qualcosina. Comunque parleremo dei sexy horror, cioè horror che hanno un contenuto per diversi motivi molto osè. Quindi, puntatone. Dai, quella è proprio la puntata d'Alberto. Che vuoi dire? Ne faremo 8 di queste puntate. 8 puntate. Ma dove li trovi? Dove è che li hai visti? 8 vedete il razzo riempire 8 li ho visti. Vedete il razzo come è bravo, no? Perché passiamo dall'action a un altro tipo di action. Esatto. Perfetto. Mi sto per dire la stessa cosa. Ma questo è sempre l'action universale. A che fare, vabbè, comunque? Okay. Salutiamo Alex, Pietro. Ciao ragazzi. Ciao Tania, ciao Alberto, ciao Pietro. Grazie di essere stati con noi. Alla prossima. Ciao.